mi sento. Dallo Stato fuori la mafia, dallo Stato fuori. Ragazzi, devo anche iniziare a parlare, ci sono solo 8 minuti, quindi abbiamo tempo poi di gridare. Io devo dirvi che mi sento ubriaco, vi giuro, mi sento ubriaco perché vedete, quando si vive come noi siamo costretti a vivere in questa Italia in cui il puzzo del compromesso morale, dell'indifferenza, della continuità ci sommerge, quando i miasmi di questo, di cui il governo sotto il quale siamo costretti a vivere ci sommergono, io vi giuro, al sentire oggi questo profumo di libertà che è fortissimo, mi sento ubriaco, non riesco quasi a parlare. Vedete, lo stesso profumo di libertà che io ho sentito quando per la prima volta quest'anno in Via Lamello ho chiamato a raccolta il popolo delle agende rosse a impedire che il luogo di quella strage venisse profanato. Noi 17 anni fa abbiamo rifiutato i funerali di Stato perché sapevamo che mio fratello non era stato ucciso solo dalla mafia, ma era stato ucciso anche da pezzi dello Stato. Si rifiutava il funerale di Stato e sono 17 anni che questi funerali ci vengono imposti, che ogni anno arrivano degli avvoltoi e vengono in Via Lamello ad assicurarsi che mio fratello, che Paolo Borsellino, sia veramente morto. Io quest'anno non ho sopportato che questo succedesse. Lo pensai già l'anno scorso quando si presentò il presidente del Senato, Schifani, a porre una colonna in quella Via Lamello. Quel presidente del Schifani che non vuole parlare di quelli che sono i suoi trascorsi societari con dei mafiosi, non ne vuole parlare e si ammanta della sua carica per dire che è vilipendio alle istituzioni chiedergli i suoi trascorsi societari con dei mafiosi. Io credo che il vero vilipendio alle istituzioni siano che persone come Schifani possono occupare le istituzioni. Questo è vilipendio. Io credo che il vero vilipendio alle istituzioni siano che persone come Berlusconi possano occupare il posto di capo del governo. Questo è vero che dipende dalle istituzioni. Io una cosa voglio chiedere a Berlusconi: perché quando si cominciò a parlare del fatto che c'erano dei giudici che a Palermo, a Caltanissetta, a Firenze, a Roma stavano indagando sulle stragi, disse che c'erano delle procure che stavano complottando contro di lui, ancora non si parlava di nessun avviso di garanzia, nessuno aveva fatto il nome di Berlusconi, eppure Berlusconi disse quelle procure complottano contro di me. Questo non è altro che una missione di colpa, è una missione di colpa, e quelle cose che lui vuole nascondere, che ha tentato fino ad oggi, è riuscito fino ad oggi a nascondere, oggi finalmente stanno venendo fuori. Oggi ci sono dei collaboratori di giustizia che ci stanno dicendo la verità su quest'uomo, ci stanno dicendo la verità su come quest'uomo è arrivato al potere, ci sta dicendo la verità su come è nato il suo partito. E questa è la verità, ed è per questo che noi, io non sono venuto qui a parlare di escort, di processo mille, di queste cose per me sono nulla, di queste cose lui dovrà rendere conto davanti ai giudici. Io sono venuto qui perché la mafia deve essere cacciata fuori dallo Stato, è questo che dobbiamo fare. Io sono venuto qui oggi a difendere i diritti di Berlusconi, per questo sono venuto qui. Io sono venuto qui perché Berlusconi possa esercitare il suo diritto di essere processato, è questo che io. E in questa maniera, se ci riuscirà, ma davanti a dei giudici, davanti a quei giudici che lui dice essere dei deviati mentali, davanti a quei giudici che lui dice di essere di pervertiti, perché per poter fare quel mestiere dice che bisogna essere dei deviati mentali. Ecco,
Io voglio che Berlusconi possa davanti ai giudici esercitare il proprio diritto di essere processato, e in questa maniera se gli riuscirà di fare dissipare questi orribili sospetti che gravano su di lui. Come possiamo accettare di avere un Presidente del Consiglio che ha trattato con la criminalità organizzata? Come possiamo accettare di avere un Presidente del Consiglio il cui partito è stato messo in piedi con la col capitale della criminalità organizzata? Come possiamo accettare di avere un Presidente del Consiglio che può essere sottoposto, anzi che viene sottoposto al ricatto della criminalità organizzata? Noi non dobbiamo permettere che questo succeda, non dobbiamo permettere che sia la criminalità organizzata, come l'ho messo a quel posto adesso, tramite dei collaboratori di giustizia, a cacciarlo via da quel corpo. È questo che sta succedendo. Noi non dobbiamo permettere che questo succeda, dobbiamo essere noi a cacciare via Berlusconi dal posto in cui si trova. Non dobbiamo permettere che questo ancora una volta venga fatto dalla criminalità organizzata. È la criminalità organizzata che l'ha messo in quel posto, la criminalità organizzata che lo sta togliendo da quel posto perché pare che non abbia rispettato del tutto i patti. E sta succedendo quello che è successo a Salvo Lima quando venne ucciso dalla mafia. Adesso forse c'è qualcuno che, ritenendo che Berlusconi non abbia pagato a sufficienza i patti, forse lo vuole far cadere. Ma io dico, non ha rispettato i patti, ma cosa avrebbe dovuto fare di più di questo? Se tutte le leggi che sono state fatte da quando ha preso il potere sono delle cambiali che sono state pagate alla criminalità organizzata. Bravo! Che cosa